Ciao a tutti amici di Panegrafica da Pietro. Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta degli strumenti per il disegno a mano libera, ancora una volta con il pennello. Andiamo a scoprire oggi le proprietà avanzate che potremo modificare per ottenere dei risultati particolari all'interno delle nostre illustrazioni. Quindi scegliamo subito il nostro strumento pennello, andiamo a modificare subito il suo colore e anche eventualmente la traccia e iniziamo a disegnare qualcosa. Disegniamo ad esempio dei fiori. Possiamo andare subito a cambiare colore agli steli. E al resto degli elementi. Vediamo quindi come modificare già in pochi clic l'aspetto, ad esempio, degli steli. Selezioniamoli e poi ci portiamo sul menu finestra e scegliamo il pannello pennelli. Ci portiamo sul menu biblioteca e scegliamo ad esempio i pacchetti vettoriali e quindi i pannelli a mano vettoriali. Da qui potremo scegliere una serie di pennelli che potremo ovviamente andare a modificare nella loro totalità. Se dovessimo ad esempio scegliere questo tipo di effetto, potremo poi portarci sulla definizione pennelli, su questo menu, e andare a modificare tramite opzioni oggetto selezionato il tipo di spessore di questo pennello, modificarne anche l'orientamento e così potremo fare anche con gli altri tipi di pennelli che potremo andare a scegliere per le altre parti del nostro disegno, dando quindi un tocco artistico al tutto. Potremo navigare tra le varie biblioteche a disposizione su Adobe Illustrator tramite queste due freccette. Ed ecco qui che ci ritroviamo anche con altri pennelli. Questo tipo di operazione che abbiamo appena fatto può essere sì fatta sui pennelli, ma può essere applicata anche per una qualsiasi forma che possegga ovviamente un tracciato. Non dimentichiamo che oltre a modificare la dimensione direttamente da questo pannello, potremo farlo anche dallo spessore traccia, in modo indipendente. Quindi potremo scegliere di avere una traccia minore e poi di andarla a ispessire direttamente dal menu dell'opzione traccia. Per questo tutorial è tutto. Alla prossima!